conferenza stampa per chiarire le ultime dinamiche che hanno caratterizzato le ultime vicende politico-amministrative nella Città Bianca. Questa mattina, nella locale sede del Partito Democratico, il segretario Silvestro Iaia, il senatore Salvatore Tomaselli e il capogruppo in Consiglio Comunale Angelo Pomes hanno affrontato le tematiche legate alle ultime vicende. I rappresentanti del Partito Democratico di Ustuni chiedono chiarezza al sindaco Gianfranco Coppola, quella chiarezza che oggi, a quasi 3 anni di distanza, è venuta a mancare. L'ultimo consiglio comunale, che doveva essere un consiglio comunale nel quale la città di Ostuni potesse cogliere degli impegni da parte del direttore generale sui prossimi sviluppi dell'ospedale di Ostuni, e quindi essere un consiglio comunale concentrato sui problemi da risolvere, è stato questo consiglio comunale, è stata l'occasione per alcuni per fare dei comizi contro il Partito Democratico. In questa occasione un sindaco che guida un'amministrazione a cui tutti diamo un contributo, partiti che hanno storia e natura diversa, un sindaco in questa situazione doveva sentire il dovere di richiamare tutti alla massima unità, alla massima convergenza sui problemi, criticando chi ha fatto dei comizi contro il Partito Democratico. È stato un consigliere di opposizione, l'avvocato Tenzera, che ha sentito il dovere e ha avuto la sensibilità di dire: ma che state facendo un agguato al Partito Democratico? Questo è molto grave che un sindaco non coglie l'occasione per difendere un partito che da 3 anni lo sostiene, pur essendo noi in un mondo diverso, opposto rispetto allo schieramento di centrodestra. Il futuro dipende veramente dalla capacità del nostro sindaco di venire a ragione e di ricoprire, se ne è capace, un ruolo di garanzia per tutti. Sulla base però, ecco, insomma, non possiamo, come dire, continuare come se niente fosse successo. Sulla base della possibilità, se ce n'è, di elaborare un programma che ci dia la possibilità di continuare questa esperienza. Io voglio che siano scritti 2 o 3 punti fondamentali sui quali possiamo eventualmente metterci d'accordo e realizzarli nel giro di un tempo definito. Sulla base però, ecco, insieme a questo, Gianfranco Coppola deve dare la garanzia a tutti di essere un sindaco super partes e non un sindaco di parte che sta collaborando con forze politiche che non fanno altro che cogliere l'occasione per fare becera propaganda politica contro un partito come il Partito Democratico, diciamo, che ha avuto senso di responsabilità e ha contribuito in questi 3 anni forse a fare il meglio che questa amministrazione ha fatto. Negli ultimi mesi questa esperienza amministrativa rischia di cambiare volto. È nata come una risposta eccezionale e straordinaria ad una fase politica amministrativa altrettanto eccezionale, frutto del risultato elettorale delle ultime elezioni e sulla base di una responsabilità del Partito Democratico. Ma il patto pubblico tra galantuomini era quella che si desse vita ad una giunta tecnica e che avesse al suo interno una coabitazione tra forze alternative, ma che fosse condotta dallo stesso sindaco con una sorta di neutralità politica. Assistiamo negli ultimi mesi ad una serie di episodi avvenuti sia su scelte amministrative che su dichiarazioni politiche che su atti come l'ultimo Consiglio Comunale in cui questo patto è venuto meno e rischiamo di trovarci di fronte ad un'amministrazione di centrodestra capeggiata da un sindaco che aderisce ad una delle forze del centrodestra, cosa evidentemente legittima che noi non contestiamo, ma che non può immaginarsi di essere sostenuto dal Partito Democratico. Quindi al sindaco innanzitutto l'appello a riconsiderare questa deviazione dal corso principale che abbiamo insieme scelto e a cui abbiamo contribuito lealmente, soprattutto nei confronti della città, 2 anni, 1 anno e mezzo fa, circa 2 anni fa, aggiungendo a questi elementi anche l'ostilità palese, esplicita da parte delle forze del centrodestra a riconoscere un'adesione ad un impegno di coinvolgimento pieno anche nella compagine amministrativa di una forza che in Consiglio Comunale ha 4 consiglieri come area popolare, che del tutto legittimamente ha posto un tema di esplicito coinvolgimento. Il sindaco finora non è stato
capace, non ha voluto, ha subito queste pressioni del centrodestra e questa esigenza che noi consideriamo legittima finora non si è potuto concretizzare. In una battuta direi: o questa amministrazione torna ad essere un'amministrazione di servizio straordinaria alla città, composta dal sindaco Coppola eletto dai cittadini e da una squadra di assessori tecnici sostenuta da forze alternative che prima o poi torneranno a contendersi il governo della città, e quindi riconquisti la neutralità politica, oppure evidentemente, se si tratta tra virgolette di buttarla in politica come sta facendo il centrodestra, queste, in queste condizioni per il Partito Democratico questa esperienza è un'esperienza che non può durare.